Ehi, ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovo episodio di X-Threat Run Conflict. Ci lanciamo nuovamente all'inseguimento di questa grande missione. Dobbiamo cercare di intrufolarci, dobbiamo prendere e acquistare il favore di questi contrabbandieri per poter entrare nel settore protetti da loro. Vedremo un po' come potremo cavarcela. I see our target. Let's get this over with. Ok. Talani been hit. Assistance needed to On behalf of Chairman CEO. The Talani Company are grateful for your timely help in the saving of much profit. Okay, I'm picking up L'han preso several come un ships pirata which could quella. be the space weed. I'm highlighting them in your sector map. Scan them for space weed. If they turn hostile, you know they are pirates. Alert. Missile closing. Incoming message. Ok, quella lo era, vediamo qua se... Sono ancora vivi, sì. Pirate alert, missile closing. Alert, missile closing. Wildfire missile. Banshee missile. Ok, tirato giù al pelo. Target is now in firing range. Attention, energy low. On behalf of Chairman CEO, the Talani Company are grateful for your timely help in the saving of much profit. As a reward, you get 1,000 credits. Pirate Vulture. Emergency. If you spare Talani. Pirate Vulture. Hauler. On behalf of Chairman Loro adesso CEO, ci danno una presa sulla nave, ma no aim. Lost profit. Okay, that should be enough. I really didn't enjoy that. I hope the pilots were able to eject before we blew their ships apart. Well, let's get out of here. Successfully docked. Connection to local trading network established. How can I be of assistance? Ho appena assentito un mio contatto in quel settore. Hai fatto un gran bel lavoro, ti prego di credermi. Il traffico che hai distrutto non era certo onorevole. Tornando a noi, ti ho procurato una consegna nel settore Argon M148. Cerca di non danneggiare la mia reputazione. Fortuna e profitto. M148. Please try your best not to damage my reputation. Luck and profit. Right, let's head to that military sector. Incoming message. E noi ci andiamo allora. Il prossimo passo della missione ci
Chiede di consegnare 200 di Telanadium, quindi ci stiamo spostando ad andare a... questo non l'avevo mica visto. Questa roba. Ci sono dei disegnini, boh. Sto andando a recuperare questo Telanadium perché non ce n'è altrimenti. Cioè non ne ho io a bordo, non me ne hanno dato, quindi credo che effettivamente... Ma... E ne abbiamo perso uno, eh. Adesso me ne accorgo, ne è morto uno. Ah no, c'è un Rapier... Ah no, questo qua è il Rapier, quello che avevamo prima. No, c'è morto l'altro, quello che non era Rapier, quell'altra nave. Cos'è che era che ci ha mandato? Non mi ricordo neanche più. È andato, è morto. Successfully docked. On behalf of Chairman CEO, the Telati Company is pleased to take connection to local trading network established. Security would... Spero che ci permetta di consegnarlo un po' per volta, perché ce ne fa prendere solo poco per volta. Non ci stanno 200 in una botta sola. Entering system, Argon. Pilot, stand by for clearance. Confirmed. Teladianium delivery through Helios Corp. You have been granted docking permission. Please maintain course. Ah, ok, ci permette di attraccare adesso. Era un settore militarizzato probabilmente degli Argon. Ci permette di attraccare adesso. Heavy weapons complex Alpha. Qua giusto per la consegna del Telanadium. Ci stiamo infilando, diciamo. Docking granted. Autopilot. Però gli altri sono aggressivi nei nostri confronti. Ciurma! Qui stiamo ancora a fare grandi consegne di Telanadium. Quindi sono andato un attimo a vedere le nostre proprietà e abbiamo più di 2 milioni e mezzo di crediti. Vorrei quindi fare una cosetta barra due cosette, per cui dovrei avere già la mia il mio Rapier pronto. Ma era già là, se non ricordo male, sì. Allora vorrei andare a fare un local trader per farlo diventare poi un sector trader, per farlo diventare poi un universal Mercury trader. Allora io andrei su Mercury Tank. Hanno già l'XL. Hanno l'XL, prima non ce l'avevano. Oh beh, splendido se hanno l'XL allora. And it is a worthy successor. Ottimo, allora ship ordered at shipyard. Ok, equipaggiamo la nave. Allora mettiamo gli scudi, già ce li ha. Ah, questo. Rudder optimization installed. Questo installed. Quanto mi costa l'estensione della stiva al massimo? Your cargo bay will be 962. No! Non volevo. Beh, facciamolo da qua. Allora, mi puoi dare le cose? No, mi sa che devo spostarlo. Docking granted. È l'officina. Sono scemo, eh. Per annullare ho premuto indietro, così ciao tutto. Però console di comando, devi avvertirmi quando, ecco, esegui gli ordini. Ah, e poi tra l'altro i pirati sono nemici. Ok, eccolo. Allora, stavo dicendo, gli scudi non ha bisogno, l'estensione della stiva costa troppo.
No, questo ci può stare, tanto non costa nulla. Commercio remoto. Mettere il triplex se possibile. Ce l'hanno il triplex qua, no? Mettiamo il duplex. No? Sì? No, no. No, 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 no. Commercio ce l'ha l'MK1, l'MK2. Installed. Vabbè, navigazione ci può stare Navigation command anche. installed. Poi lo dobbiamo mandare. Perché era quel settore? Sizewell dovrebbe Command essere. accepted. In Sizewell dovrebbe riuscire a trovare tutto quello che gli manca ancora. Avanzato, rinominiamolo. Lo chiamiamo. Sì, dai. Ma a due o... No, ho messo 3N. Sector Trader 1, Savannah. Una roba tipo biomi. Non lo so. Poi vi mostrerò come funzionano e che cosa servono i Sector Trader e i Universal Trader. In pratica, vabbè, ve lo dico adesso spanne. I sector trader servono per fare commercio in un solo settore. Gli universal trader si spostano e comprano comprano e vendono in vari settori. E sono completamente automatizzati. Serve per questo il software di commercio MK3, che è molto molto caro perché costa mezzo milione. E in più bisogna farci un pochettino più di attenzione perché potrebbero schiantarsi contro dei pericoli. Dovremmo. Perché ho fatto lo scemo e ho annullato l'autopilota? Vabbè. Dovremmo farci un pochettino più attenzione perché ci vorrà un attimino di tempo. Uno per farlo livellare abbastanza e due per fargli riguadagnare la grande spesa che abbiamo fatto. Ho spostato in realtà il primo sector trader a Terra di Luce perché ho visto che c'era il jump drive che potrà tornare molto utile. E ho visto che c'è anche il software, dovrebbe esserci anche il software di commercio MK3, software di localizzazione acquisti favorevole, vendita favorevole, quindi mi sa che provvederemo a tutto in questo settore. Ho spostato il sector trader nella muraglia come settore, che è questo qua accanto a Terra Argon, perché era più comodo effettivamente, visto che ci sono due centrali solari, riesce abbastanza a commerciare con le celle di energia. E tra l'altro, come potete vedere, è salito di livello, ora è a livello 3, che lo indica qua dentro. Può fare fino a 10 livelli come sector trader, qui dopo si è obbligato a trasformarlo in universal trader, e fino al livello 8 non può essere ancora universal trader. Niente, lui continuerà così in automatico a comprare e vendere, comprare e vendere, comprare e vendere, e fornire così dei guadagni in automatico senza che noi dobbiamo controllarlo manualmente come i manual trader. Credo che inizieremo a basare un pochettino su tutti e due il nostro commercio, sia quelli manuali che quelli automatici. Adesso magari il prossimo acquisto sarà uno manuale e vedremo un pochettino di gestirci con entrambi, ecco. Ciurma, mentre portavo a termine la missione ho incontrato un Hermes pirata, sono riuscito a fargli, cioè a far abbandonare l'Hermes al pilota e quindi stiamo recuperando una nave in più che potremmo utilizzare per un commercio remoto manuale, mentre invece investire i soldi per il prossimo sector trader, visto che quello che abbiamo adesso sta salendo abbastanza in fretta Incoming message. come livello, è già al 5, cioè a metà strada per Attention, arrivare al energy 10. low. Ciurma, abbiamo finito la consegna, grazie anche a questa nave più robusta e più grande. Ora dobbiamo aspettare che Haywood sia attraccato.
Aspettiamo allora. Intanto vi mostro che abbiamo recuperato praticamente tutto quello che avevamo speso per il Sector Trader e in più è salito ben di livello ed è al livello 8. Quindi volendo potremmo già mandarlo come Universal Trader, solo che aspetto, preferisco che arrivi al livello 10 prima di lanciarlo all'avventura nello spazio, anche perché potrebbe essere pericoloso per lui. Potremmo comprare un altro Sector Trader, ed è quello che avrei intenzione di fare, e utilizzare invece il Hermes che abbiamo catturato per un commercio remoto, ma volevo comprarne uno dei Paranid e non siamo ancora abbastanza in sintonia con i Paranid. Quindi probabilmente prossimo obiettivo per il prossimo video, quello di Attenzione, on the flyby. andare A ship a... is Mi landing. parlano sempre sopra. Di andare dai Paranid, fare missioni e migliorare la nostra reputazione dai Paranid. Non si può neanche mettere il seta qua all'interno dello Okay, I'm on spazio. board. I'll get in contact with you when we're on our way out. Ok. I've got him, but we have a problem. Argon security are on their way. I don't think we can make it back to the dock. We've got an idea. Stand by. Ok. We're going to escape the station through an airlock. Pick us up. Non ho capito cosa dobbiamo fare, dobbiamo prenderli. E se noi vole... Ah no, sono qua, aspetta. Autopilot activated. Solo devo caricarli a bordo. Cargo bay now Oh. contains passengers. Niente, quindi missione completata. Per questo video direi che può essere anche tutto, mi parlano sempre sopra ovviamente. E ci vediamo nel prossimo episodio in cui cercheremo di commerciare un pochettino e fare un po' di missioni con i Paranid per migliorare le nostre relazioni e comprare degli altri Sector Trader. Io vi invito come al solito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto e lasciare un commento qua sotto. Ciao a tutti e buona giornata.